I dati Istat che fanno segnare un più 189.000 occupati tra i giovani fanno tornare il sorriso al presidente del Consiglio Matteo Renzi, che oggi ha compiuto un tour in Campania. L'occasione è stata la serata speciale dedicata al tenore Jonas Kaufmann al Teatro San Carlo di Napoli, alla quale hanno partecipato anche i ministri Franceschini, Giannini e Alfano. Nel pomeriggio il premier ha programmato una visita allo stabilimento Fibre Ottiche Sud del gruppo Prysmian a Battipaglia, in provincia di Salerno, un polo d'eccellenza sul territorio. Poi alla scuola primaria Edmondo De Amicis di Sant'Ammaro per l'inaugurazione di alcune strutture, dunque alla Reggia di Carditello, sempre a Sant'Ammaro. Nei giorni scorsi il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, d'intesa con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha nominato Luigi Nicolais proprio come presidente della Fondazione del Real Sito di Carditello. Infine, come già spiegato al San Carlo, dove ad attenderlo fuori c'erano contromanifestazioni e decine di carabinieri e poliziotti in assetto antisommossa. Depositi di rifiuti speciali e pericolosi a ridosso del Parco Nazionale del Vesuvio sono stati scoperti dai carabinieri tra Terzigno e Ottaviano, nel Napoletano, durante i controlli per la tutela dell'ambiente. 4 persone sono state denunciate dai militari. Nei depositi sono stati trovati veicoli fuori uso, parti di carrozzerie, oli esausti e svariate centinaia di gomme usurate. Trovati anche sacchetti contenenti scarti di lavorazione tessili stoccati in un giardino, verosimilmente in attesa di smaltimento irregolare. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri di Torre Annunziata con l'ausilio di un elicottero. A Terzigno sono stati denunciati un uomo di 56 anni, titolare di un'officina che gestiva rifiuti speciali pericolosi senza alcuna autorizzazione, 2 giardinieri di 84 e 28 anni trovati in possesso di 112 grossi sacchi contenenti 4.000 kg di scarti di lavorazione tessile provenienti da attività sartoriali della zona, e il gestore di un'azienda di 38 anni, sprovvisto del registro di carico e scarico dei rifiuti tessili. Gli insegnanti meridionali l'hanno definita una deportazione di massa. Il trasferimento nelle scuole del nord Italia conseguente alla riforma Buona Scuola varata dal governo Renzi. A loro replica direttamente il ministro della pubblica istruzione Stefania Giannini questa mattina a Napoli per partecipare a un'iniziativa con i conservatori della Campania al Teatro San Carlo. Guardi, la parola eliminiamola dal lessico, perché le parole hanno un peso, e parlare di deportazione quando si dà la possibilità di un posto di lavoro stabile, definitivo, quindi l'esercizio di un diritto che un insegnante ha e di un diritto alla stabilità che la scuola ha, mi sembra veramente fuori luogo. L'ho già detto in mille occasioni, lo ripeto anche stamattina, unendo a tutte queste cose che diciamo soprattutto l'augurio migliore a tutti gli insegnanti, quelli che si muovono e quelli che ritornano, quelli che restano, e a tutti gli studenti. Se il 65% dei posti disponibili e delle cattedre si trova al nord e l'80% dei nostri insegnanti viene dal sud, è evidente che c'è un problema che noi affrontiamo nei modi possibili. C'è un'operazione importante che il governo sta facendo, ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio in questi giorni, la delega sugli asili nido, sulla scolarizzazione precoce a partire dall'asilo nido, sarà una rivoluzione culturale, ma sarà anche la possibilità di nuovi posti di lavoro, sarà il principio anche che spinge la macchina del tempo pieno nelle scuole del sud, che ne hanno un gran bisogno. Negava a turisti e napoletani la vita nella piazza e la vista della chiesa dei Girolamini. Ecco perché questa mattina la Procura di Napoli ha disposto il sequestro del gazebo di una pizzeria presente nella storica piazza del Decumano Maggiore. I carabinieri del Nucleo Tutela Ambientale si sono presentati in piazza dei Girolamini, dove si trova lo storico monumento passato all'onore delle cronache per il furto di preziosi volumi al suo interno. Dalle indagini dei militari è emerso che il locale pubblico aveva soltanto una concessione temporanea rilasciata dal comune, nelle more del parere obbligatorio della sovrintendenza che si è rivelato poi negativo. Peraltro la struttura realizzata non era neanche conforme alla concessione temporanea ottenuta dall'amministrazione. Per i magistrati quel gazebo ha causato pregiudizio al godimento della piazza e della facciata della chiesa.
Il titolare della pizzeria si era reso protagonista insieme ad altri commercianti della zona nei giorni della sfilata nel centro storico degli stilisti Dolce & Gabbana di una protesta per l'imposizione della chiusura dei locali per consentire lo svolgimento della serata di moda. La procura ha iscritto nel registro degli indagati una persona per il reato di uso di beni culturali incompatibile con il loro carattere storico-artistico in base al codice dei beni culturali e del paesaggio. Da domani parte anche per i napoletani la buffata del calcio che conta la Champions League, il campionato europeo per club ricco e suggestivo che offre una platea planetaria, emozioni indicibili e attira ormai più dei campionati nazionali. Il Napoli esordisce nel gruppo B a Kiev sul campo della Dinamo in uno stadio che si annuncia particolarmente caldo. Per la gara ha designato un arbitro scozzese, a dirigere l'incontro sarà William Collum. Questa mattina allenamento di rifinitura per gli azzurri agli ordini di Maurizio Sarri, il tecnico che ha effettuato un mini turnover a Palermo dove il Napoli ha superato brillantemente il rosanero. Dovrebbe confermare la formazione dei titolari con Isai in campo al posto di Maggio e con il dubbio Mertens al posto di Insigne. Centrocampo con Jorginho in cabina di regia, Alan e Amsic, Callejon particolarmente ispirato sull'auto destro. La Dinamo Kiev, che in campionato ha pareggiato in casa dello Shakhtar Donetsk, dovrebbe giocare con il 4-2-3-1 secondo i dettami del tecnico Sergei Rebrov, tra i pali l'eterno Shokovski che a breve compirà 42 anni. Una santità il cui profumo si è sparso anche per la città di Napoli e per la Campania mediante l'opera delle suore missionarie della carità. L'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale in ringraziamento per la proclamazione a santa di Madre Teresa di Calcutta, fondatrice dell'istituto religioso che a Napoli è presente con due sedi, una al centro storico e uno nella zona del Frullone. Alla messa, oltre alle suore della carità, hanno partecipato numerose rappresentanti degli ordini femminili presenti nell'arcidiocesi e soprattutto le tantissime persone accolte e assistite dalle missionarie della carità. Madre Teresa, proclamata santa da Papa Francesco in Vaticano la scorsa domenica 4 settembre e la cui memoria liturgica ricorre il 5 dello stesso mese, ha trascorso la sua vita nella contemplazione del mistero divino, coniugata ad una instancabile cura dell'altro, portando il suo carisma dalla città indiana di Calcutta in tutto il mondo, con le sorelle dell'ordine da lei fondato, presenti in tutti e cinque i continenti. Un grande omaggio del tenore più famoso del mondo, Jonas Kaufmann, alla grande lirica napoletana. È l'iniziativa del quotidiano Il Mattino di Napoli e del Teatro San Carlo, del capoluogo campano, che farà di Kaufmann il protagonista di una serata di gala dedicata alla melodia classica napoletana e italiana in scena questa sera nel Massimo Partenopeo. Alla serata parteciperanno il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e i ministri Dario Franceschini e Stefania Giannini. Le stesse melodie saranno al centro del nuovo album che Kaufmann dedicherà all'Italia e sempre Kaufmann ha tenuto questa mattina al Teatro San Carlo una masterclass aperta agli studenti dei quattro conservatori campani, Napoli, Benevento, Avellino e Salerno. Ai nostri microfoni il tenore non è riuscito a nascondere l'emozione. Spaventosa, devo dire, anche per me, perché come un tedesco, un 100% tedesco, di essere qua nel cuore quasi della musica italiana, perché questa tradizione con il conservatorio qua, qui sono state quasi tutte le radici anche della musica classica, dell'opera, di stare qua a ricevere un premio come questo è un po' assurdo, perché è una cosa che non ho mai sognato, ma certo che sono contento e alla fine lo accetterò, però fino adesso è ancora un po'... Sì, strano. Ma anche il Presidente della Repubblica? Non mi dire, sì, ho sentito anche questo, sono dei ministri, quindi anche questo fatto non è che mi calma per questo evento, ma guarda, vedremo come sarà, perché... ho fatto tante interviste pubbliche, ma non credo che mai stato una con un'attenzione come questa, quindi sarà anche un nuovo terreno per me.
l'imaging in oncologia e non solo. Questo l'indirizzo del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana Radiologia Medica, che dopo 36 anni ritorna a Napoli dal 15 al 18 settembre presso le strutture della Mostra d'Oltremare, circa 15.000 metri quadrati dedicati alle diverse aree tecniche e tematiche del congresso, che vedrà la presenza di numerose eccellenze campane di vari settori, tra i quali l'enogastronomia, per ribadire la collaborazione fondamentale tra salute e alimentazione. L'evento è stato presentato questa mattina all'Istituto Nazionale dei Tumori Pascale. Ascoltiamo il presidente del congresso, Adolfo Gallipoli d'Enrico. Si comincia con l'inaugurazione giovedì pomeriggio alle ore 18 al Teatro Mediterraneo, dove avremo anche una lezione magistrale, oltre alle istituzioni naturalmente, affidata al professore Giorgio Calabrese, che ci parlerà della dieta mediterranea. Oggi in medicina non si può fare a meno della dieta, in particolare della dieta mediterranea. E anche lì ci sarà un'inaugurazione che profumerà di Napoli. Ogni intervento sarà seguito e preceduto da un intervento musicale di un piccolo concentrato dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Intervenuto il presidente del Comitato Scientifico Antonio Rotondo. È ben chiaro che a fianco a questo attività di docenza c'è anche portare in essere o dimostrare quali sono gli avanzamenti della disciplina. Quindi c'è una parte sicuramente nuova di tipo sperimentale per alcune applicazioni, e poi esiste anche una parte, chiamiamola così, politica, dove vengono affrontati tutti quelli che sono le problematiche del management nell'ambito della diagnostica per immagini. Affianco a questo, una delle caratteristiche di questo congresso è che la parte cosiddetta pratica, con un docente e un discente quasi one to one, cioè piccoli gruppi di un docente sulla parte pratica, si va a configurare nei laboratori, che sono 25. In più un'aula multimediale, dove ci sono quasi 100 postazioni per interloquire per via informatica, e fondamentalmente anche due novità che sono i certamen delle scuole di specializzazione su cui si vanno a confrontare i vari assistenti di formazione, e una di sfida fra uomini e donne paritariamente per arrivare poi ad una comparazione. La sua storia è legata all'amore che Ferdinando IV di Borbone provò per la sua seconda moglie, la siciliana Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia. Dal maggio scorso il museo della Villa Floridiana nel quartiere Vomero e il parco sono tornati nella quasi totale interezza a disposizione della cittadinanza e dei turisti, con la riapertura del belvedere, del primo piano del museo, del tempietto dorico e del teatrino della Verzura. Uno spazio verde inoltre restituito a Napoli, in un quartiere che conta numerose aree urbane naturali molto frequentate. Una situazione pressoché ottimale, anche se con qualche lamentela da parte degli abitanti circa la pulizia nelle strade adiacenti alla villa. Abbiamo praticamente più di una fonte verde, in considerazione che la Floridiana praticamente ci va bene perché è piena di verde e si affaccia anche su Mergellina, che c'è il mare, e si vede una grande veduta che ci sta. L'unica cosa che manca in questa città è la pulizia. La pulizia la possiamo anche vedere da quello che vediamo per le strade. Questa è una zona signorile del Vomero. Vedete che ci sta al centro. Ci sta tutto immondizia buttato per le strade, perché i cittadini napoletani sono molto scostumati. Si sta un poco meglio di prima, è logico, però come... quando sta aperto tutto è tutto diversa la situazione. La Floridiana, che è un parco dove devono venire le famiglie con i figli, è un'apertura finta perché tutto è trascurato. Non c'è un albero sistemato, non c'è niente sistemato. Non è verde come noi vogliamo, è finto. C'è
Cerimonia di consegna del premio Mediterraneo Istituzione ad Elisabeth Guigou, presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Francese. La cerimonia si è svolta all'interno del Museo della Pace. Da oltre 25 anni impegnata per il dialogo e la pace nel Mediterraneo e nel mondo, l'onorevole Guigou ha assunto ruoli di prestigio ed è stata anche la prima donna ministro della giustizia con il presidente Mitterrand nel 1997. Ed è ancora la prima donna ad essere stata eletta presidente della Commissione per gli Affari Esteri dell'Assemblea Nazionale nel 2012. La sua carriera è profondamente segnata dal progetto europeo e dal rapporto con il Mediterraneo. Il Mediterraneo naturalmente perché Elisabeth Guigou è nata a Marrakech in Marocco, dove ha vissuto i primi 18 anni della sua vita. L'Europa naturalmente perché la stessa è un architetto instancabile di integrazione europea. Questa conoscenza approfondita di entrambe le sponde del Mediterraneo le ha consentito di essere nominata alla presidenza della Fondazione Anna Lin per il dialogo tra le culture nel 2015, succedendo al marocchino André Azoulay.